principesse, sapete del mio debutto al chitarricembalo per lo spettacolo reale di Mirtilli di stasera? Sì! Non vediamo l'ora di indossare degli abiti fantavolosi e di sentirti suonare! Non ho mai sentito la musica del chitarricembalo! E non la sentirai nemmeno stasera! Io sono una vera frana al chitarricembalo! Ma tutti i fruttadini e i miei padri si aspettano che sia meravigliosa, proprio come ogni altro membro della casata reale! A quanto pare hai bisogno di lezioni di musica da principessa per raggiungere la perfezione musicale dell'ananas! Io vivo di musica! Grazie per essere venuta da noi! Insieme aiutiamo chi è in difficoltà! Unendo le forze, il successo arriverà! Cembalo. Perché te ne servono così tanti? Vedrai! Per questo ne ho altri di riserva! Forse non hai ancora preso confidenza con lo strumento. Su, fammi provare. Il chitarricembalo si suonasse solo nel fruttame dei mirtilli. Dove hai imparato a suonarlo? No, non l'avevo mai suonato. Questa è la prima volta che ne vedo uno. Mai? Sul serio? So che sembra ingiusto, B, ma io studio musica da diversi anni ormai. E io ho letto che il chitarricembalo è uno degli strumenti più complicati da imparare a suonare. Allora, ipotesi. Se B iniziasse con uno strumento meno impegnativo, magari imparerebbe a suonare. Che idea fantavolosa! E conosco lo strumento perfetto! Il triangolo! Dagli solo un piccolo colpetto e sentirai che musica! Magari colpiscilo un po' più forte. Ok, un po' più forte, ho capito. Ehi, non è così male! Quel triangolo in un quadrato! Sono impressionata! Forse dovremmo provare con un altro strumento! Sì, come mamma uccello dice ai suoi pulcini, provare, sbagliare, provare, così si impara a volare! I cucchiai! Guarda, piano! È facile, presa larga! Prova tu! Ok, cucchiai, facile, ci sono! Presa larga e... Oh! Sai una cosa? Lasciamo stare i cucchiai. Ecco qui una trombetta super semplice. Oh, ho provato a suonare piano, ho provato con forza, ma ancora non ci riesco. Non imparerò a suonare il chitarricembalo in tempo per lo spettacolo. Deluderò tutti i fruttadini, accidenti. Con i guanti non sarà più difficile suonare. Non con questi. Lo spettacolo è alle porte, quindi ho escogitato un modo per farti fare pratica usando le mani di Rita. Ah? Sì, ho collegato i tuoi guanti a quelli di Rita. Tutti i suoi movimenti verranno trasferiti a te. Saranno come le rotelle delle bici. Imparerai con l'aiuto di Rita e stasera potrai esibirti da sola. E poi questi guanti sono brillantifici! Guardali in azione! Che forza! Come iniziamo? Io sto suonando! Sei davvero bravissima! Un momento! Oh, ma che succede? Oh, non lo so! Non sono io! È Fassi! Fassi! Smettila! Dammi quel guanto! Non possiamo raggiungerla! Mister, tu ce la puoi fare! Vai! Oh, sono a corto di chitarricembali e di tempo! Oh, non riesco a capire! Solitamente mi riesce tutto subito! Io dico, capito, acquisito, sono pronta! Ma non stavolta! Perché non succede?
Mi dispiace, Bee. Credevo che potessimo aiutarti. Anch'io. Ma è risaputo e scientificamente provato che nessuno è bravo in tutto. A volte esercitarsi non basta. È vero! Non importa quanti libri d'arte io legga, ogni criceto che disegno sembra un ammasso peloso. Non importa quanto mi eserciti col trampolo a molla, la mia abilità non decolla. E so già che sarà straordinariamente difficile da credere, ma io... non so... ricamare a punto croce. Su serio? Non dobbiamo parlarne. Invece possiamo e dovremmo, perché è una cosa normale. Esatto. Tutti abbiamo cose in cui non eccelliamo. Sei comunque una principessa straordinaria e ci sono un sacco di cose in cui sei davvero incredibile, come lo sport, i puzzle e qualsiasi tipo di gara. Può darsi. Oh, conosco un'altra cosa in cui sei bravissima. Provarci! Sono mesi che ti eserciti al chitarricembalo. E anche se a quanto pare non è il tuo forte, non ti sei mai arresa. Dovresti esserne orgogliosa come un pavone. Può darsi. Ma i miei padri si aspettano che io sia meravigliosa al chitarricembalo. L'hanno già detto a tutto il fruttame. Resteranno molto delusi da me. E va bene, devo affrontare la musica. O ciò che sarà. Grazie! E ora sono lieto di presentarvi la principessa Beatrice Mirtillo, che farà il suo debutto questa sera al... chitarricembalo! Buonasera, gente! So che vi aspettate tutti una grande performance, ma... per me nulla è più importante che onorare le nostre tradizioni. Per quanto mi eserciti, non sono ancora brava al chitarricembalo. Ma farò del mio meglio e voglio che tutti sappiano cosa mi hanno insegnato le mie amiche. È normale non essere brava in tutto, l'importante è fare del proprio meglio. E adesso, ecco il mio meglio. Piano, piano... ecco, questo è il mio meglio. Ma voglio che sappiate che ce l'ho messa tutta. Ma non è finita! Ora sentirete il resto della canzone con il supporto delle fantavolose principesse dei quattro fruttami! Duro lavoro, così diventeremo le principesse, ci impegneremo più forti che mai, forti che mai. Vedi la meta lontana che scintilla, ci arriveremo già brillando. Visto? È stato un successo. Noi non sappiamo qual è, lo scopriremo. Insieme a me, su e giù e senza mai fermarsi, ma la meta inizia ad avvistarsi, si avvicina in fretta, lo sai, e se insisti